Se buongiorno si vede dal mattino siamo freschi. A volte la gente è proprio ignorante. Uno prova a schiacciare un pisolino e ti schiacciano una banana addosso. Sempre a lamentarti stai. Potresti evitare di urlarmi nell'orecchio destro differenziato. Vorrei vederti a te svegliato con una bananata nel basso coperchio. E poi vorrei proprio sapere che diamine di rifiuti producono questi bidoni ambulanti. Ma si può sapere che ci buttano nello stomaco? Si credono che noi abbiamo un metabolismo di ferro. Ti sei svegliata male stamattina, eh? È facile parlare per te, che tanto sei differenziato. A me mi buttano dentro di tutto. E ci credo che puzzo, uffa. E ci credo che faccio schifo e nessun bidone mi si avvicina per corteggiarmi. Certo che quando ti svegli con il coperchio storto sei proprio insopportabile. Non è facile dividere il marciapiede con una come te. Grazie, mettici pure il carico da 100. Non ci si può neppure sfogare un po'. Parli bene tu. Almeno sei quello che ti buttano dentro. Bottiglie, alluminio. E poi è tutto pulito. Qui da me non risparmiano niente. Non bastano gli escrementi quotidiani di cane. Pensa, l'altro ieri mi hanno buttato in pancia anche gli escrementi di iguana. Non è così rose e fiori come dici tu. La gente è pigra. Che ti pensi, che lavano le bottiglie di vetro prima di buttarle? Beata te che credi ancora alle favole e bidoni puliti. Roba scaduta, putrefatta, è andata male. E poi non capiscono che bicchieri e tovaglioli di carta sono a monouso e devono buttarli da te. Pure! Senti, ho già tante cose tu qui. Almeno ricambiami il favore e prenditene qualcuna mia. Comunque scusa, differenziato. Hai ragione, mi sono svegliata proprio con il coperchio storto. Ah, stupida, ma non lo sai che il cartone va a buttarlo nel differenziato? Ma io ho parlato? Date al differenziato ciò che è del differenziato.